E adesso Barbara, abbiamo un nuovo acquisto che abbiamo acquistato da poche settimane, stiamo parlando di Marco Tontodonati. Sì, Federico, Marco Tontodonati che è proprio entrato a pieno titolo nella famiglia. Fa parte da tanti anni della famiglia di Rete 8. È chiaro. È un acquisto per noi. Diciamo che siamo molto lieti di averlo anche nelle nostre fila proprio, con questo format che lui cura e che lo vede un po' in un ruolo un po' diverso da quello a cui siamo abituati, perché in TV normalmente si occupa solo di sport. E invece qui insomma si destreggia tra varie situazioni e sempre in maniera assolutamente professionale e poi così con la sua simpatia. Il vlog di Marco Tontodonati. Nuovo appuntamento con il mio vlog e intanto saluto tutti gli amici di Rete 8 di pomeriggio. È nato a Sulmona il 4 luglio del 1963, diploma di enotecnico e diploma di enologo rilasciato dal Ministero delle Politiche Agricole. Nel 1987 ha costituito l'associazione professionale Centro Tecnico Enologico, che svolge attività di prova tecnica enologica e legislativa. Nel 90 ha collaborato con l'azienda Villa Banfi per l'approfondimento e lo studio della tecnica per la preparazione dei vini frizzanti e spumanti. Primo enologo nella regione ad utilizzare il filtro tangenziale a fibra cava e a ricorrere ai tappi di vetro. Attualmente è consulente dell'ISMEA, l'Istituto Sviluppo Mercato Europeo dell'Agricoltura. Con noi Vittorio Festa, ben trovato Vittorio. Buonasera a tutti. È un piacere averti qui. Grazie. Anche perché quando si parla di solito di vini si parla sempre di qualcosa di gioioso, no? Di bello. Conviviale, sì. A proposito di questo, com'è nata questa passione? Beh, intanto mio padre è enologo e quindi ho ripreso un po' quello che ho raccolto un po' il testimone e l'ho portato avanti. Poi è stato anche un riferimento nell'enologia abruzzese, quindi fondatore di diverse cantine e fondatore del consorzio della DOP Montepulciano e credo anche Trebbiano, quindi è stato un pioniere del vino nella regione, il primo a imbottigliare, quindi è stata una persona che ha caratterizzato, credo, in modo molto forte il settore vitivinicolo. Io da parte mia non ho fatto altro che portare avanti il percorso, cercando di chiaramente di interpretarlo in modo totalmente diverso, perché i tempi sono totalmente cambiati. E quindi mio padre è pure stato anche un pioniere sul fatto che prima metteva in palio il Montepulciano, mille botti di Montepulciano, quindi è stato anche un comunicatore e a suo modo un social media degli anni 80. Un precursore, lo possiamo dire, e io ho cercato di portare avanti questo discorso e cerco di portarlo interpretando un po' quello che è un po' il ruolo nei tempi moderni, questo di tempi attuali, che sono molto molto complicati, come ben possiamo capire, e viste le difficoltà che ci sono in questo momento. Abbiamo parlato della tua collaborazione con l'azienda importantissima Villa Banfi. Qual è stato il tuo ruolo e che importanza ha avuto, insomma, nella tua carriera? La mia esperienza in Villa Banfi è stata di circa un anno, credo, e mi è servita per formare e per far sviluppare poi quello che sto facendo in questo momento, l'aspetto di sviluppare un po' i vini a base spumante, quindi vini sia vini frizzanti che vini spumanti, che oggi riesco a elaborare presso le cantine con le quali collaboro. Quindi mi ha portato a sviluppare meglio questa passione, appassionarmi a un aspetto del vino che in questo momento in Abruzzo sembrava molto lontano. Quando ho cominciato a fare i primi spumanti mi hanno preso per matto, per un folle. E tant'è che un noto ristoratore, mi ricordo che nei primi momenti in cui ho elaborato un primo spumante, mi ha detto: incomincia a imparare a fare il vino Montepulciano e poi comincia a fare. Oggi possiamo riparlare. Oggi però possiamo dire che l'Abruzzo continua a produrre vini spumanti e lui ha smesso di fare il ristoratore, quindi vuol dire che qualcosa non aveva ben calibrato. Bisogna essere sempre molto moderati nei giudizi, questo ho imparato io. Senti, qual è la situazione in Abruzzo a proposito, proprio in generale, cioè le vendite, cioè come marchio vini abruzzesi nel mondo? Qual è la situazione?
scusate, in questo momento il Made in Abruzzo, più che il Made in Italy, è un brand a mio avviso di ottima qualità e di buona percezione, possiamo dire. I margini di miglioramento sono molto alti. Abbiamo oggi una regione che ha ancora la forza di saper raccontare e di avere delle novità per i consumatori, di essere scoperta. Faccio un esempio della Francia, di un'area molto importante che è Bordeaux. Bordeaux oggi è in mano a degli imprenditori, sì, fortissimi, e con un vino, con un brand, è una top importantissima oggi in stasi. Oggi il consumatore cerca, a mio avviso, nuove scoperte, nuove emozioni. Quindi regioni e realtà che sanno raccontare oggi possono essere ancora di forte appeal per i consumatori. Questo è quello che vedo, e l'Abruzzo rappresenta una di queste realtà. È l'ultimo Vinitaly, credo che ne sia oggi un esempio in cui l'Abruzzo è stato ben frequentato, molto frequentato, e c'è sempre interesse. Oggi abbiamo un rapporto qualità-prezzo in questo momento eccezionale. Inoltre abbiamo anche l'altro aspetto importante, che è un territorio molto bello da scoprire, con una sorta di anche dell'aspetto del cibo che sia, secondo me, in Abruzzo sia veramente difficile da battere. Un rapporto qualità-prezzo Abruzzo oggi credo che siano poche le regioni che possano proporlo. Allora, perché hai scelto di essere il primo enologo, no, nella nostra regione, a utilizzare il filtro tangenziale a fibra cava e i tappi in vetro? Ho studiato e... come è una storia, ho dovuto studiare, perché questa è una materia. Ho dovuto, sì, vabbè, questo è un parlo, sono sempre stato uno che ama le sfide. E parliamo di qualche anno fa, c'è stata la possibilità di fare dei test su dei filtri, e non voglio annoiare gli ascoltatori, e ho cercato di sperimentare un filtro che aveva caratteristiche totalmente diverse. L'ho provato, è andato bene, e poi successivamente un po' l'azienda, che in quel caso fosse anche vicino alla Coq, ha spinto l'operazione, e poi da lì siamo partiti un po' tutti. Per quanto riguarda invece il tappo in vetro, posso dire che oggi l'azienda con la quale oggi utilizza questa chiusura ne ha fatto un brand fortissimo. Ma in Abruzzo è l'unica? Sì, in Abruzzo è in questo momento molti hanno seguito un po' questa tendenza. Io ne feci uno in Abruzzo e uno nelle Marche, e tutte e due sono state due aziende di grande successo. Oggi possiamo dire che l'azienda Ulisse, facciamo anche il nome, visto che è un brand in questo momento fortissimo. E non solo, cioè, però se andando la chiusura, a mio avviso, è stato un elemento di forte caratterizzazione. Ma l'altro aspetto importante è che quando partimmo col primo imbottigliamento, le mettevamo a mano i tappi, e qualche tappo saltò, non fu infilato nella bottiglia, andò al cliente, il cliente ci contestò la merce, però e ci offese anche a male parole. Successivamente, dopo qualche giorno, invece ci andò, richiamò l'azienda per complimentarsi del vino, che a distanza di, nonostante il vino non è stato tappato, aveva mantenuto questa sua integrità. Quindi il pregio qual è, insomma? Il pregio non è la chiusura, a mio avviso, quando un altro aspetto sempre sulla stessa azienda, che quando consiglia il tappo in vetro qualcuno disse all'azienda che questo ti farà fallire, andava a casa subito. Sì, ma è vero, sono cose vere, io racconto degli episodi veri. E in realtà questa chiusura ci ha permesso soprattutto di caratterizzare fortemente la bottiglia, e quindi da vendere a un prezzo più alto degli altri, ma soprattutto c'era un processo dietro che secondo me è stato vincente. Il processo è quello di offrire al mercato vini fruttati, eleganti e di grande beva. Questo è stato un po' l'elemento chiave. Poi chiaramente la chiusura è quella che suggellava un percorso, questo è un po' il senso di tutto, ed è stato oggi un'azienda credo che sta funzionando. Stiamo parlando di vini sempre con Vittorio Festa, ma a proposito abbiamo parlato anche di diverse cantine, ma tu hai una cantina? Sì, in questo momento abbiamo due realtà in essere. Una è Marchese di Cortano, che è un percorso di 20 anni, siamo cresciuti con Francesco in questi ultimi 20 anni, è nata come gioco per scommessa, oggi è diventata una bellissima realtà. Credo che sia una realtà sul Loreto bella, importante. C'è l'ultima acquisizione anche del brand di Dragani, della struttura di Dragani,
e sempre nel 2024, quest'anno, no, lo scorso, sì, fine 2023, 20, inizio 2024, abbiamo chiuso un'altra operazione non con un altro gruppo di imprenditori che è Terre di Poggio. Quindi abbiamo oggi a disposizione due belle realtà e ce n'è un'altra ad Atri che sta per partire. Sono altri 25 ettari che sarà un po' l'anima del gruppo di origine, c'è un progetto dietro, poi se c'è la possibilità ne parliamo, altrimenti questo è un po' quello che ho fatto negli ultimi due anni. Abbiamo parlato di Terre di Poggio, ma perché hai deciso di aprire la cantina a servizi di vinificazione e imbottigliamento però per tutti i produttori? Sì, era un mio sogno, un mio desiderio. Ognuno nella vita credo che abbia ha dei sogni da poter realizzare. Il mio sogno era quello di avere il laboratorio in mezzo alle vigne e vicino alla cantina. Credo che questa realtà, in questo momento, che è un'azienda... Cioè, volevi tutto a portata di mano, praticamente. L'idea, sì, l'idea è di realizzare questo... Quando ho visto la prima volta la cantina, ho visto già il progetto finito. Il progetto si chiama Progetto Origini, che prevede più cose. Abbiamo più realtà. In centro servizi per i produttori e per coloro che si vogliono misurare nel settore, quindi per evitare anche investimenti e per misurarsi come oggi stiamo facendo, quindi offriamo un servizio a 360 gradi ai produttori, sia piccoli che medi. E l'altro aspetto era quello poi di poterli ospitare e di poter degustare insieme i vini sempre nella stessa location, soprattutto anche poi di poter offrire una sede che sia la sede di tutti. E nell'interno della struttura c'è una sala in cui l'idea è di poterlo offrire e di poter fare degustazioni, tutti possono venire e degustare i vini di questi piccoli produttori. È un progetto che a mio avviso spero che prenda piede alla fine anno, l'acquisizione è già stata fatta, però l'idea è quella di offrire questo servizio, è un'idea che avevo già nella testa. E poi c'è un vista mare, io quando c'è l'azienda... Beh, se c'è anche la vista mare, cioè. Il vista mare, l'idea, il vino c'è, la vista mare c'è, cosa vuoi di più dalla vita? L'idea è di offrire un servizio a tanti piccoli produttori e non farli oggi investire senza... si possono misurare, se ci sono i risultati possono andare nell'investimento, altrimenti rimangono, però possono soddisfare il loro sogno, un po' il desiderio un po' di tutti, piccole cose ma che poi alla fine fanno bene alla vita, insomma, ecco, questo è un po' il punto. In Abruzzo la politica come si comporta nei confronti di questo settore? Ma in questo momento l'aspetto politico è demandato al consorzio di tutela, che un po' è l'organo che determina un po' l'aspetto organizzativo e anche politico, un po' il fulcro a mio avviso. Oggi il consorzio svolge un ruolo determinante per quanto riguarda l'aspetto sia promozionale e difesa ma soprattutto è anche l'organo che dovrebbe tutelare anche l'aspetto sociale ed economico. E quest'anno possiamo dire che abbiamo avuto problematiche serie, perché il problema della peronospora è stato un problema serissimo, rischia di mettere in forte difficoltà il settore, ed è un settore oggi per il vino importantissimo. E oggi l'aspetto politico deve essere più sensibile a questo, perché le passerelle a Verona sono simpatiche, sono divertenti, però oggi non devono rimanere delle semplici passerelle. Oggi non possono essere delle passerelle, bisogna essere più concreti, perché oggi il settore ha bisogno di attività e di azione. Se non c'è l'azione a supporto, in questo momento qui rischiamo di diventare il giardino d'Abruzzo, quello che oggi riescono a fare, perché non dimentichiamo che l'agricoltore è quello che determina un po' la parte estetica, ma di custodia e di gestione del territorio. Se questa viene meno, qui diventa una grande fratta, chiamiamola così, e quindi sì. Si va a impoverire il territorio. Non dobbiamo, a mio avviso, abbassare la guardia, l'aspetto politico deve fare la sua parte, e in questo momento possiamo dire che qualche mancanza c'è, anche più di una. Più di una, sì, più di una. Più di una. E allora, insomma, abbiamo parlato di vino e di tanto altro, perché questo è un mondo davvero complesso e articolato, quello del vino. Ma Vittorio Festa, per il futuro, non dico la classica domanda qual è il tuo sogno nel cassetto, però cosa stai
programmando per il futuro? Beh, o cosa vorresti programmare? Beh, il futuro non è solo per me, io sono molto altruista in questi casi. Il mio benessere personale non è detto che poi valga per tutti. Io amo quando tutti stanno bene, io a mia volta sto bene anch'io. Quindi vorrei una maggiore attenzione da un punto di vista politico per questo territorio, che è un territorio che merita. E basti pensare alla Costa dei Trabocchi o al comparto vitivinicolo. Cioè, noi abbiamo oggi una regione che dovrebbe essere più, cioè guidata meglio, tra virgolette, e gli operatori dovrebbero essere supportati in modo più concreto, più attivo. E dall'altra da parte mia, ecco, vedere una regione più attiva, più reattiva, per me potrebbe essere un motivo di orgoglio e di vanto. Oggi tutto è demandato agli imprenditori e per quanto riguarda il mio settore, ai produttori. Però i produttori non sempre, ecco, quest'anno hanno qualche difficoltà. Quest'anno devono essere sostenuti, perché quest'anno per noi è un anno di svolta. Se non riusciamo a portare una produzione e a mantenere i prezzi giusti, i contenuti per mantenere in piedi le aziende, si rischiano grossi problemi. Quindi il mio desiderio è vedere questo territorio e questi tutto insieme. Il settore deve spingere perché questa regione vada bene. Se va bene per un settore, andrà bene pure per gli altri. Bisogna oggi spingere e fare più squadre e più rete. Ecco, vedere un Abruzzo più unito e più forte potrebbe essere già un motivo di grande orgoglio per me, perché ne vanno a beneficiare un po' tutti, perché essere giocare un campione di Serie A è un discorso, certo, giocare in Serie C è totalmente diverso. Quindi noi sappiamo che seguiamo il Pescara, e mi fermo qui. E allora, per non rimanere in Serie C anche nel settore del vino, dobbiamo crescere. Sì. Io ti ringrazio, ringraziamo grazie Vittorio. A voi per il tempo e la pazienza. Grazie a te, salutiamo Vittorio Festa, grazie alla regia di Luca Ricci, e salutiamo anche tutti gli amici che ci stanno seguendo su Rete 8 di pomeriggio. Noi come il blog di Marco Tontodonato.